Dopo che Gesù fu presentato al Tempio di Gerusalemme, Giuseppe e Maria si diressero a Nazaret, in Galilea. In questa città, nella quale abitano oggi poco più di 70.000 persone, il custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, ha celebrato la messa nel giorno in cui la Chiesa commemora la festa della Sacra Famiglia. La celebrazione solenne si è tenuta nella parte superiore della Basilica dell'Annunciazione e ha riunito cristiani locali e pellegrini di diverse nazionalità. Nell'omelia, padre Amjad Sabbara, parroco latino di Nazaret, ha presentato i 5 comportamenti fondamentali nella vita di una famiglia. La prima è l'amore, la seconda è il perdono, la terza è il ringraziare, e la quarta è il chiedere veramente scusa su tutte le cose che uno fa, e dopo anche sapere anche apprezzare uno l'altro, perché sono questi 5 punti che uno può veramente far resistere una casa e possa essere sempre costruita sulla roccia che è Gesù Cristo, perché sono queste le 5 ferite di Gesù che hanno cambiato la storia dal peccato alla redenzione. E questo, anche le difficoltà possono essere anche un modo di edificare la famiglia. Celebrare il giorno della Santa Famiglia a Nazaret, vicino alla casa dove vissero Giuseppe, Maria e Gesù fino al compimento del suo 30° anno di età, ha un significato speciale. Qui è il luogo dove la Santa Famiglia si è costituita attraverso anche l'amore benedetto da Dio di questi due giovani sposi che erano Maria e Giuseppe. Qui è dove il bambino Gesù è stato concepito per opera dello Spirito Santo. Qui è dove il bambino Gesù ha imparato cosa significa l'esistenza umana, vivere dentro una famiglia, ha imparato un lavoro da Giuseppe, ha imparato a fare l'artigiano, tant'è che sarà chiamato il figlio del carpentiere o il figlio del falegname. Quindi direi non c'è un posto migliore per festeggiare la Santa Famiglia. Dopo la messa, i presenti si sono recati in processione verso la grotta che segna il luogo in cui vissero Maria, Giuseppe e Gesù. Un giorno importante per questi conterranei della Sacra Famiglia, che in questa data hanno celebrato 25 anni di vita matrimoniale. Amo Nazaret perché questa è una terra santa. Speriamo di essere buoni e benedetti nella nostra vita quotidiana, come la Sacra Famiglia. Nazaret è un luogo ideale anche per vivere l'arrivo di un nuovo anno. E alla fine dell'anno la tradizione cristiana ci fa prima di tutto chiedere perdono per le mancanze che abbiamo commesso nel corso dell'anno, ma poi cantiamo il Te Deum, cioè cantiamo la lode a Dio, e nel cantare la lode a Dio, dentro quel bellissimo inno di 1600 anni fa che è il Te Deum, troviamo anche una strofa che è particolarmente adatta a Nazaret, ed è proprio la strofa in cui diciamo che il Figlio di Dio, per salvarci, ha scelto di nascere nel grembo della Vergine.